Ritardato con la R Moscia, chiama a Roma, albergo. Grazie per aver chiamato Radisson Blu West Hotel Roma. Le nostre linee sono occupate. Vi preghiamo di attendere. Risponderemo al più presto. Thank you for calling Radisson Blu West Hotel Roma. Our lines are busy. Please hold. Your call is answered shortly. Benvenuta a Radisson Blu West Hotel Roma, buongiorno, sono Nadia, come posso aiutarla? Sì, buongiorno signora, tutto bene? Sì, sì. Io vorrei prenotare una stanza per la settimana prossima. Le passo l'ufficio prenotazione, attende linea, prego. Oh, perfetto, grazie, attendo. Prego. Benvenuti a Radisson Blu West Hotel Roma, Dominic Comato, Felsarla. Pronto? Pronto? Sì, salve, vorrei prenotare una stanza per la settimana prossima. Per quando? Io prima però vorrei avere qualche informazione sull'albergo. È possibile? Sì, certo. Sì, vorrei prenotare per la settimana prossima. Va bene, ha già la data? Sì, sì, siamo in due. Sì, quando vorrebbe venire? Per la settimana prossima, potrei avere qualche informazione sull'albergo? Ma per poter darti la nostra disponibilità ho bisogno di avere giorno preciso. Mercoledì. Allora, mercoledì. Lei è già stato il nostro ospite? Sì, sì, vorrei avere qualche informazione per settimana prossima. Allora, mercoledì abbiamo il 14. Allora. Lei ha già visto magari il nostro sito internet dove ci sono tutte le foto? Io verrei per settimana prossima. Ho capito, guardi, io ho una camera disponibile a 190 euro, senza prima colazione. Sì, sì, siamo in due. Oppure 220 con colazione americana inclusa. Ma le potrei avere qualche informazione sulle stanze? Sì, allora la camera standard è una camera che ha 22 metri quadri, come posizione dal secondo al quinto piano dipende dalla disponibilità ovviamente, c'è letto matrimoniale oppure due letti separati, il vasca da bagno con la doccia. Ma c'è il bagno? Sì. Ah, siamo in due per settimana prossima? Sì. Quanto costa? Quel prezzo potrei sapere? Allora, 190 euro, è una tariffa che non comprende prima colazione. 220 euro invece la tariffa inclusa di prima colazione americana. Ah, perfetto. E come faccio a prenotare? Allora, per la prenotazione mi serve un nominativo e una carta di credito a garanzia. Sì, sì, comunque staremo lì due giorni. Va bene. Sì. Vorrebbe prenotare? Sì, sì, per settimana prossima in due. Va bene, preferisce una camera con prima colazione o senza prima colazione? Sì, noi stiamo lì solo due o tre giorni. Va bene, che camera vuole che le prenoto? Con prima colazione oppure senza prima colazione? Sì, sì, vorrei altre informazioni, sì, grazie. Che tipo di informazione desidera? Sì, sì, d'accordo, sì, sì, siamo in due. Allora, guardi, per la prenotazione mi serve un nominativo, gentilmente. Ma c'è il bagno nella camera? Sì, in camera ci sono i bagni, sì. Ah, d'accordo, d'accordo. E la nominazione? Sì. D'accordo. E le dico mio nome e cognome? Sì. D'accordo. Francesco? Sì. Brambilla. Brambilla? Sì, sì, Brambilla. Va bene. Ha una carta di credito, signor Brambilla? Sì, sì, siamo in due. Va bene. Per la prenotazione mi servirebbe una carta di credito. Ma nella camera c'è il letto matrimoniale? Sì, c'è il letto matrimoniale, sì. Ah, ok. Perfetto, allora. Se c'è il letto matrimoniale va benissimo. Va bene. Allora, io proseguo con la prenotazione. D'accordo.
Allora, per la notte del 14, due notti. E mi servirebbe la carta di credito a garanzia. Sì, d'accordo, io voglio venire nel vostro albergo. Va bene. Ok, le devo dare, ha bisogno di qualche mia informazione? Ho bisogno di una carta di credito a garanzia. Ah, va bene, c'è anche la colazione, va bene. 6? Che tipo di carta è? Visa. Una carta Visa, sì. Mi dica. Ma c'è anche il bagno nella camera? Sì, nella camera c'è il bagno. Ma solo uno? Sì, sì. Ah, ok, perfetto. No, allora va bene. Va bene. Va bene, può perfetto. Può fornirmi il numero della carta, gentilmente? Scusi? Mi servirebbe un numero della carta di credito per poter prenotare. Ma io non ho nessun debito. Allora... guardi, per la prenotazione mi serve una carta di credito a garanzia. Ma c'è anche la colazione? Sì, la colazione è inclusa. Ah, d'accordo. Ma nella camera c'è il bagno? Sì, nella camera c'è il bagno. Ah, perfetto. Perfetto. Allora va bene. Sì, come faccio a prenotare? Allora, guardi, per la prenotazione, come le ho già detto, mi servirebbe una carta di credito a garanzia. Ah, ok, siamo in due. Va bene, la prenotazione è per due persone, sì. D'accordo. È possibile prenotare? Sì, certo. Allora, io voglio fare una prenotazione per lei, ma se lei non mi dà la carta di credito, purtroppo sono obbligata a cancellarla. Scusi? Allora, mi occorrerebbe una carta di credito a garanzia per la prenotazione. Ma la carta di credito, il numero lo prende lei o per l'albergo? Allora, il numero ho bisogno io di un numero a garanzia. Ah, ok, ma c'è il bagno nella camera? Sì. Perché ride, scusi? Non ho capito, mi scusi. Sta ridendo, scusi? No, assolutamente no. Voglio fare la prenotazione no, per lei. Perché lei mi sembra una persona molto... ben educata, però a me non piace essere preso in giro. Guardi, vuole che le prenoto la camera? Sì, perché altrimenti... grazie mille, io vorrei prenotare la camera, siamo in due. Va bene, se lei mi fornisce un numero della carta di credito con suo recapito telefonico, perché sono due cose che mi servono per la prenotazione, possiamo procedere. Ah, d'accordo, sì, ma c'è anche la colazione?